Don Bosco diceva: in ogni ragazzo c'è un punto accessibile al bene. Dovere primo dell'educatore è scoprire questo punto, far leva su di esso per aiutare il ragazzo a costruire il proprio progetto di vita. Abbiamo tre missioni fondamentali. La prima, che pone al centro dell'attività e dell'interesse dell'ente il problema legato alla dispersione scolastica. Ciao, sono Mike, sono di origine filippine, ho 16 anni e questo è il mio primo anno di CHOF, dove ho scelto l'indirizzo turismo. Sono arrivato qui al CHOF dopo un'esperienza negativa alla scuola pubblica, mentre qui mi sono trovato bene sia con i compagni che con i professori. Il servizio d'orientamento, attraverso i colloqui con i ragazzi che si vogliono iscrivere alla formazione professionale, viene a contatto con una realtà di ragazzi che spesso non hanno un buonissimo rapporto con la scuola, hanno molti pregiudizi su di essa. In questo senso i percorsi di istruzione e formazione costruiscono un'alternativa, un'opportunità per questi ragazzi che diciamo, sono spinti a confrontarsi sì con delle materie scolastiche, sia teoriche sia professionali, ma anche con il mondo del lavoro attraverso l'esperienza del tirocinio. La maggior parte delle attività formative ha come destinatari ragazzi che si trovano nell'obbligo scolastico e che possono assolvere questo obbligo scolastico in uno dei nostri 6 centri di formazione professionale. In particolare in questo centro vengono realizzati ogni anno 9 percorsi integrati triennali per un totale di circa 13.500 ore di formazione erogate a circa 200 studenti. Al primo anno sono previste anche attività di tirocinio orientativo presso aziende del settore che riguardano la figura professionale di riferimento, mentre il secondo e il terzo anno sono previste ore di attività formativa direttamente in azienda per circa 6 o 7 settimane. Ciao, sono Alice Riem, frequento il CHOF da 3 anni, questo è l'ultimo anno. Allora, in questi 3 anni sono compresi dei periodi di stage, penso anche che siano molto utili perché impari a lavorare e c'è differenza tra lo studio e la pratica. Allora, il mio ruolo è di accogliere lo studente che viene a fare lo stage, lo devo seguire durante quelle settimane cercando di fargli vedere le cose come funzionano, soprattutto qui, di farle mettere in pratica quello che sta facendo a scuola, che secondo me è molto importante, perché una cosa è fare studiare sui libri, una cosa è mettere in pratica quello che si è studiato. Il CHOF SFP Lazio attua 46 percorsi di istruzione e formazione professionali nelle sue 6 sedi e raggiunge più di 1.000 ragazzi, di cui il 20% sono ragazzi stranieri, il 7% sono portatori di handicap e il 3% sono ragazzi nomadi. Attraverso degli accordi istituzionali e anche con aziende private, i nostri ragazzi realizzano delle attività di tirocinio formativo così come previsto dai loro percorsi di formazione. Ed sono esperienze che hanno un forte valore per loro e anche incidono profondamente anche sul loro atteggiamento, sul loro modo di intendere la loro partecipazione alle attività che noi gli proponiamo. Ciao, sono Simone, vivo qui a Ostia e frequento la scuola CHOFS e sto al secondo anno, turismo,
In qualità di tutor io seguo Simone, ho seguito Simone fin dall'inizio per inserirlo sulle tecniche di vendita, sui vari reparti del turismo, anche sui rapporti con colleghi di altre agenzie o dei tour operator e in ultimo sul rapporto finale con il cliente. Ogni mattina quando mi svegliavo per andare al lavoro sentivo la sensazione di essere più grande. Mi chiamo Alessia, frequento il secondo anno del CIOF e vivo ad Ostia. Quest'anno ho avuto il piacere di seguire Alessia, una studentessa del CIOFS, che ha svolto lo stage qui nella nostra struttura. Svolgendo durante il suo lavoro, lei ci ha aiutato in tutte le attività che svolgiamo qui quotidianamente e soprattutto, grazie alle sue competenze informatiche, ci ha aiutato a costruire il database informatico di tutti gli animali selvatici feriti, recuperati qui alla sede LIPU di Ostia. In questa zona, fino a qualche anno fa c'era molto poco e per i ragazzi c'erano poche possibilità e opportunità di crescita, proprio perché era un territorio privo di qualsiasi servizio educativo o di animazione e ricreativo. Nella maggior parte dei casi i nostri ragazzi hanno sperimentato dei fallimenti scolastici a cui noi cerchiamo di porre riparo, rimotivandoli comunque se non allo studio, a crearsi, ad avere una formazione professionale che gli consenta di avere un futuro diverso da quello che il contesto in cui vivono sembra proporre loro. Mi chiamo Giulia e sono un'ex studentessa del CIOFS di Testaccio, la sede di Testaccio di Roma. La scuola mi ha mandato a uno studio di un commercialista dove ho applicato molti insegnamenti che avevo appreso al CIOFS. Il datore di lavoro mi ha trovato molto responsabile, con buoni requisiti da parte della scuola. E mi sono trovata molto bene con i colleghi e con il datore di lavoro, tant'è che oggi ancora sto lì e apprendo nuovi metodi di lavoro. Sono Mirela, vengo da Romania, ho 38 anni. Ho avuto l'opportunità da frequentare il corso di assistenza domiciliare. Il CIOFS FP Lazio attua costantemente progetti, soprattutto per le donne immigrate, per l'orientamento e l'inserimento lavorativo. Ho seguito il corso di 400 ore di assistenza domiciliare. Di queste, 80 ore sono state di tirocinio fatto tramite cooperativa e dopo la scuola ho avuto l'opportunità da inserirmi subito un lavoro. Mi hanno dato la possibilità a me come a anche quelle altre colleghe che hanno fatto la stessa cosa. In qualità di capofila il CIOFS FP Lazio è titolare del polo formativo turistico, nell'ambito del quale, assieme all'attività di formazione di secondo livello agli FTS, si propongono attività di sistema e attività di ricerca con l'intento, con l'obiettivo finale di costituire sul territorio della provincia di Roma un polo qualificato di attività nel settore dell'accoglienza e della ristorazione. Particolare attenzione è data ai ragazzi che devono effettuare l'uscita dopo il diploma di qualifica. In particolare vengono aiutati a decidere se per loro è meglio fare una scelta di tipo lavorativo, quindi cercare subito un lavoro dopo il diploma, oppure continuare a studiare nel quarto e quinto anno e quindi giungere a un diploma di maturità e per qualcuno anche alla laurea. Ogni mattina mi alzo alle 4:30 per andare all'università. È stato molto importante per me andare a CIOFS perché mi ha dato quella sicurezza che non avevo, in quanto l'aiuto dei professori e l'ambiente familiare che si vive mi ha molto aiutato per affrontare sia il mondo scolastico che anche la vita quotidiana. Adesso mi sono iscritta all'università
sono al primo anno del corso di scienze della comunicazione e sono molto felice di poter adesso frequentare, e sicuramente se non fossi andata al CHOFS questo non sarebbe potuto accadere. Nel corso dei 3 anni che passano da noi cambiano i loro sguardi, non cambiano tanto le loro battute, ma tu vedi proprio che questi ragazzi hanno degli sguardi, degli occhi diversi da quando arrivano qui. Ha ha ha.